Lecce, capoluogo di provincia di circa 100.000 abitanti, è situata in posizione pressoché centrale della penisola salentina. Sorge a 11 km dalla costa adriatica e a 23 da quella ionica ed è il capoluogo di provincia più orientale d'Italia. Città d'arte d'Italia è nota come la Firenze del Sud o la Signora del Barocco. Le antichissime origini messapiche e i resti archeologici della dominazione romana si mescolano all'esuberanza del barocco tipicamente seicentesco, delle chiese e dei palazzi del centro, costruiti in pietra leccese, un calcare malleabile molto adatto alla lavorazione con lo scalpello. Lo sviluppo architettonico e l'arricchimento decorativo delle facciate è stato particolarmente fecondo durante il regno di Napoli. Lecce è una città ricca di testimonianze e opere d'arte di epoca romana, medievale e rinascimentale, ma a caratterizzare la città è la declinazione del tutto particolare e specifica delle architetture che si diffusero a Lecce nel 600 durante la dominazione spagnola. Lecce è ricca di chiese di notevole rilevanza artistica. Fra le tante si distinguono il Duomo di Maria Santissima Assunta, che è la cattedrale di Lecce, edificata nel 1144, e la Basilica di Santa Croce, uno dei maggiori complessi architettonici della città che costituisce il più significativo esempio del barocco. Il complesso programma decorativo della facciata andrebbe connesso a una celebrazione della vittoria nella Battaglia di Lepanto, avvenuta nel 1571. Nel quale le potenze occidentali avevano avuto la meglio sull'impero ottomano, con grandi benefici commerciali per la terra d'Otranto. Da visitare l'anfiteatro romano, situato nella centralissima piazza Sant'Oronzo, costruito in età augustea, è scoperto soltanto nei primi anni del Novecento. La struttura originaria poteva contenere 25.000 spettatori. Lecce, una città da amare e un luogo dell'anima.